posizione dei capitani siamo entrati nel vivo del sistema delle case. Lunedì 4 novembre i capitani eletti e le loro famiglie hanno fatto il giuramento. È stata una serata molto bella. Vediamone alcune parti. Ancora lungo, adesso poi con la nuova web app avete l'occasione di tenere d'occhio anche i punti che guadagnerete. I bambini del Green Nido e della scuola dell'infanzia stanno imparando l'inglese insieme alle insegnanti di Kids and Us e da alcuni amici speciali. Ecco l'intervista che ha fatto la nostra Anita. What's your name? Hello, my name is Fatima. What's your job? I'm a Kids and Us teacher. Cosa fai al Cerioli? I'm here because the Kids and Us school is experiencing an English project with the Green Nido, and also the nursery school is experiencing our methodology through laboratories. Ha detto che è qua perché Kids and Us fa parte del piano formativo del Green Nido e alla scuola materna faranno 6 laboratori sempre con Kids and Us in inglese. Quali sono i tuoi amici? This is Mousy and he's 1 year old. This is Linda and she's 2 years old. Today, the babies from the nursery school and the Green Nido have already met them and they were very happy. Ha detto che questo è Mousy e ha 1 anno e questa è Linda e ha 2 anni. I bambini della scuola materna li hanno già incontrati ed erano felicissimi. Martina, a big, big kiss. The coffee guys, the coffee team is scary, but I'm a big, big boy now. I'm scared of monsters, Linda, but I have to be a big, brave boy. Can you help with me? E questo? And this is Mixie. The babies from the nursery school will meet her at the next of our laboratories, the little chef. Lei ha detto che lei è Mixy e i bambini del Nido la incontreranno nel prossimo laboratorio ed è il piccolo chef. Ok, bye bye Anita, thank you. Bye. Bye bye. Alla prima i ragazzi delle classi 4 sono trasformati in scienziati. Davvero? Mica ci vogliono far esplodere la scuola ora? Ma no, guarda cosa stanno facendo. Cos'è che state facendo? Scienze. Che cosa state scoprendo? La proprietà dell'acqua. Vedete che si mette sempre orizzontale. Questa qua è una cosa banalissima, l'avete vista 1000 volte, però magari non ci avete mai pensato. Ma abbiamo anche scoperto che non tutti gli elementi si sciolgono nell'acqua, giusto? Quindi noi possiamo dire che l'acqua è un buon solvente perché scioglie tante cose, ma non tutte. Vi ricordate una che non si scioglie nell'acqua? Vedete che rimane ferma lì? Yeah. L'acqua non scende ed è sempre pepe, rimane tutto insieme, ok? Mamma mia,
Ma che bello! Vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 9 novembre con la dottoressa Barbara Cova, dalle 9.30 alle 11. Gli incontri si svolgeranno presso la nostra scuola e mirano a rendere i genitori protagonisti nella riflessione della relazione con i propri figli. Il tema dell'incontro di questo sabato sarà le relazioni al nido. È possibile separarsi da Luigi, Giacomo e Maria?